adesso cosa stiamo facendo? Adesso pulisci. Sbucciamo le cipolle. Cipolle. Che ci servono per fare? Ci serve il crocsoli. Facciamo il crocsoli. Adesso prendiamo la cipolla di due parti, di qui e di qui. E facciamo un taglio. Taglio. Le prendo un pochettino di sale. Vede? Ah, si mette dentro del sale. Ok. Poi se c'è un minuto, due minuti, sì. Apro, vedi? Apri tutto. Dove? E si apre. Si apre. Vabbè. Adesso zucchine. Pulisce. Io faccio due, una al due. Va bene. Quindi. Facciamo. Adesso questa più lunga la tagliamo in tre. In tre. Certo. Questa perché è lunga, facciamo tre. Al tre. Va bene? Benissimo, sì. Dopo, se facciamo, prendiamo il coltello. Sì, con la vediamo punta. Come facciamo esattamente. Aspetta, vediamo bene come si fa. Perfetto. Visto? Certo. E adesso la cipolla, io apro così. E la cipolla che abbiamo, a cui abbiamo messo il sale, sale. Già si apre da sola. Sì. Prendiamo foglie a foglie, la apriamo foglie a foglie, foglie sane. Foglie a foglie sane. Inne. Anche non sane, posso doppiare. Ah, ecco, si può doppiare. Sì. Posso mettere due pezzi, uno vicino all'altro. Vicino all'altro. Si taglia bene la testa e la coda della cipolla. Inne. E si apre. Si apre, metti un pochettino di più nel sale. Alcuni la mettono nell'acqua calda per aprirla. Anche l'acqua calda, quello che voglio. Sbucciamo anche la carota perché questa va nel fondo delle. Il car. Il car sarebbe il fondo delle. Delle tegame. Nel tegame, sì. E poi prendo questi, metto nel tegame. Sì. La salsa del. Ah, gli avanzi li mettiamo nella salsa, nel fondo del tegame. Ecco il nostro tegame. Un pochino di acqua. Ecco, mettiamo un pochino di acqua. Mettiamo nel fuoco. E lo mettiamo sul fuoco. Così. C'è gente, posso mettere troppo. C'è gente, mette pochettino. Io e non. Tu? Io faccio. Così, pochettino, non è troppo. Adesso prendo il pomodoro. Concentrato. Metto nel tegame. Un cucchiaio e mezzo. Bene. Perché non è buono molto pomodoro. Pochettino. Vedi, adesso cucinare un pochettino. Il preparato che va dentro al ripieno, dobbiamo mettere il prezzemolo, un bel patuffolo tagliuzzato a pezzetti, cipolle, due cipolle. Due cipolle. Tagliate due a pezzetti. Pezzetti. Aggiungiamo dell'acqua alla salsa. Sì. Mezzo chilo di carne. Bene, macinata. Va bene, così. Di paprika. Batok. Mezzo cucchiaino di paprika dolce. Cucchiaino, sì. Comunque è un piatto non piccante questo, sì, come gusto. Vieni, così. Ecco, anche qui una puntina di paprika piccante. Sì, per dare il gusto. Peperoniere, nero. Pepe nero, anche qui un cucchiaino quasi. Piccolo. Piccolo, cucchiaino piccolo, quindi è mezzo cucchiaino, sì, in realtà. E poi? Mezzo baraccio. Se non c'è questo, fanno metti carfa. La cannella. La cannella. Quindi. Metti mezzo cucchiaino. Se la carne c'è molto sale. Nella carne. Nella carne. È cascerata, quindi c'è molto sale. Sale. Due uova. Due uova, eh? Uno. E due. E due. Bene, si mischia tutto. Quindi. Non è troppo. Così. Esattamente, un cucchiaio, due cucchiai al massimo. Due cucchiai. Sì, sì, due cucchiai di crema frizzata. Sì, pane grattugiato, due cucchiai. Sì, vedi. Ecco, questa è la consistenza. Sì. Abbiamo tolto la pentola dal fuoco, l'abbiamo avvicinata per lavorarci meglio. Sì. Adesso a questo punto
riempiamo. Prendo così. E si sistema una pentola. E così molto molto adesso. Bene. La cipolla. E adesso andiamo a riempire la cipolla. Tenendola ben chiusa si riempie. Si stringe, hai visto? Un po', si stringe un po' e via. Se è grande la cipolla. Se è grande si taglia un pezzetto. Un pezzettino. Poi si riempie. Ah, e si stringe anche, vedi? Questo. Si stringe e poi quando la appoggi in pentola la metti in modo che non si riapre. Perfetto. Stauia si dice, no? Sì. Arte, arte. Ognuno fa il suo cucina. Io cucino questa di mia mamma, mia suocera. Un foglio solo di cipolla. Sì. Adesso se non c'è zucchina, sì, non c'è cipolla, sì, c'è il resto di questo, possono farlo così. Due palline? Sì, così, se non lo butta. Certo. Si fanno due pallette, polpettine e si sistemano. Questa è una pentola che va sistemata su un piano solo, non si fa multipiano. Sì, ho un tegame grande, aval, così non è alto, sì. Piano. Adesso l'abbiamo messa sul fuoco alto. Bene. Prendiamo un po' di cannella e così spolveriamo dall'altro un po' di cannella su tutto. Un pochettino così. Prendo la patata e faccio, sì, e faccio fittini fittini così. Non è grossi. Ecco, 10 minuti a fuoco forte, poi mettiamo l'acqua. Ecco, come vedete, dalla prima bollitura a fuoco alto aumenta la quantità dell'acqua senza che noi l'abbiamo aggiunta. E adesso? Mettiamo l'acqua. Mettiamo dell'acqua direttamente bollente sopra, fino a coprire quasi. Ecco, quasi a coprire. Adesso? Perfetto. Piano piano si aggiunge l'acqua mentre si cuoce, però alla fine della cottura deve essere ristretta. Sì. Ristretta. Ancora? Tutto staccato, staccato. Non si è attaccato. Va bene, adesso un altro così. Pochi minuti così che così si asciuga. Così asciuga. Se volete, adesso volete le shabbat alla plata, lasciate un pochettino di acqua per la plata. Ci non è, non è brucia. Ciao Amos, questo una cipolla, una zucchina, un pezzettino di patata, di carote, un pezzettino di sugo, di patate, questo kiwa, un kiwa. Tu mi porti a assaggiare quando sono sazio. Vabbè, mi dici com'è il sapore almeno? Buonissimo. Sì, eh? Mi viene la voglia di continuare. Vabbè, continua.